La grave emergenza sanitaria causata dal coronavirus provoca alle persone sorde una condizione di maggiore isolamento dovuta alle restrizioni imposte dalle misure di contenimento della pandemia, come quelle straordinarie di quarantena che hanno indebolito la rete di assistenza e di supporto destinata alle persone con disabilità o con forme di non autosufficienza che vivono in casa. Data la minorazione sensoriale, in questi giorni i non udenti stanno affrontando maggiori difficoltà nelle relazioni con l'esterno. A raccontarci le problematiche e le necessità è il presidente del Consiglio regionale ENS Marche, ovvero l'Ente Nazionale Sordi, Diego Pieroni. Quali sono le difficoltà che sta affrontando la comunità sorda? Per le persone sorde la prima difficoltà è quella comunicativa. La comunicazione passa attraverso la lingua dei segni, attraverso i sottotitoli e comunque permette di assumere informazione. I telegiornali sottotitolati o interpretati in lingua dei segni sono pochi durante l'arco della giornata, considerando anche che l'interprete spesso è in uno spazio televisivo molto piccolo, nella finestrella. E quindi noi sordi abbiamo difficoltà ad assumere tutta quella serie di informazioni che invece arriverebbero alle persone udenti per canali diversi. I canali social possono essere veicolo di fake news e quindi la persona sorda deve saper valutare quali informazioni trattenere, quali insomma considerare false, e questo può essere un ulteriore motivo di isolamento. Chi necessita di dover leggere il labiale per comunicare e comprendere ha non poche barriere in questo periodo in cui, a causa del virus, si è reso necessario l'uso di mascherine. È per questo che anche in America c'è chi ha pensato di realizzarne alcune trasparenti e regalarle a chi ne ha bisogno. E in Italia sono in distribuzione? Ho visto che all'estero hanno prodotto delle mascherine trasparenti per chi ha la necessità di leggere il labiale. Ci sono anche in Italia? Vi hanno informati? La mascherina può rappresentare un vero problema per la comunicazione delle persone sorde. La settimana scorsa, nel comune di Collegno, in Piemonte, il sindaco ha invitato proprio l'Ente Nazionale Sordi Piemonte ad un evento per la promozione di mascherine trasparenti, e questo è per noi un primo passo importante verso l'inclusione reale. In generale, però, le informazioni a cui noi abbiamo accesso non sono sufficienti, ha ribadito il presidente. È necessario un maggiore impegno da parte delle istituzioni, in sinergia con l'Ente Nazionale Sordi, in modo da garantire servizi concreti. La lingua dei segni è entrata nell'emergenza coronavirus. Abbiamo visto spesso delle interpreti LIS al fianco delle istituzioni. Secondo voi si sono accorti tardi di questa necessità? Il mondo politico sembra, a mio avviso, non voler capire il valore della lingua dei segni e quanto sia importante e abbia pari dignità rispetto all'italiano. Una parte della nostra comunità utilizza la lingua dei segni, è uno strumento vitale di comunicazione. Per questo serve il suo riconoscimento ufficiale. Immaginiamo che in Europa siamo l'unico Stato a non aver riconosciuto la lingua come tale, e questo a mio avviso è piuttosto grave.